Ciao a tutti, bentornati. Lo so, manco da tanto tempo. Purtroppo, non per colpa mia, ma per varie novità che ci sono state, che ci sono nella mia vita, soprattutto, anzi, solo lavorative. Quindi sono in una fase di assestamento. Fatemi un attimino tornare, in carreggiata, perché ho assolutamente intenzione di tornare, ma sto un attimino capendo come organizzarmi, ecco. Ovviamente torno con questo video perché non ho resistito, in quanto mi è arrivato un pacco da Shein. Quindi ho detto no, è il momento giusto per fare un video. E vediamo subito, anzi vi mostro quello che ho acquistato. In realtà non mi è stato inviato, ma sono cose che ho acquistato io personalmente. Partiamo subito da un costume. Devo dirvi però che di questo ordine, non vi farò vedere quello che ho mandato indietro, perché l'ho mandato subito. Mi è arrivato questo pacco una settimana fa e quindi ho dovuto mandare indietro o rendere quello che non mi andava. E devo dirvi che le uniche cose che non mi andavano erano i costumi. Infatti, su 5 costumi che io ho acquistato, ne ho tenuto soltanto uno, che è questo, che era quello che credevo mi andasse peggio. È un costume intero, come vedete, con queste fantasie molto colorate e geometriche, molto Ibiza, visto che insomma quest'estate andrò da quelle parti lì, se tutto va bene, non dovrei dirlo per scaramanzia, però lo dico. E ho tenuto solo lui, proprio perché è l'unico costume che mi andava bene. Io ho sbagliato in realtà perché ho preso tutte taglie S, avrei dovuto prendere la M, soprattutto per la parte superiore. Infatti, non mi vanno per la parte per i reggiseni, per i triangoli, quindi purtroppo non mi dispiace perché molti di quelli mi piacciono e mi piacevano, ma dovrò prendere, se riesco e se faccio in tempo con le spedizioni, la taglia M. Tutto il resto sono vestitini completini, vediamo un po' di completini che ho preso. Tra l'altro mi piacciono tantissimo le buste, le confezioni, perché io sono sempre alla ricerca di queste bustine qui, soprattutto quando viaggio, perché le trovo comode anche per metterci dentro robe, biancheria, sono molto comode. Allora, questo completo composto da gonna, gonnellina, questi volant nella parte sia laterale che sotto la gonna. La taglia è, in questo caso è S, ho preso tutto S. Io in realtà ho preso qualche chilo, quindi un anno fa avrei preso tutto XS e i costumi mi sarebbero anche andati bene. Quest'anno invece ho preso tutte S per sicurezza. La parte di su invece è questa fascia, che tra l'altro poi quelle maniche che cadono sul braccio. Allora, la parte di sopra del toppino mi piace. Ah, poi c'è questa fascia che va messa per stringere la fascia, che rende il completo molto bello. Se riesco vi metto anche le foto del sito direttamente di quello che ho preso per farvi un'idea anche. Poi, altro completo, ho preso questo completo in pizzo. Allora, è composto da questo short o pantaloncino, chiamatelo come vi pare, in pizzo. Bello, devo dire che anche il pizzo non è male. E la parte di su è semplicemente oddio, questo è difficile anche da farvelo capire. Eccolo, è un toppino che poi si incrocia nella parte di dietro e va a finire anche avanti ed è molto carino. Tra l'altro va stirato perché visti così, anche molto aggrinziti, secondo me rendono poco, però è molto carino. Devo dire che questo mi piace molto. Poi, altra cosa presa è questo vestito. Allora, il tessuto non mi dispiace. Il modello mi piace tantissimo. Allora, è questo vestito con le maniche lunghe, che ha questo scollo abbastanza vertiginoso. La lunghezza è anche abbastanza giusta perché cade fino su il ginocchio e mi piace tanto. Il tessuto non mi sembra anche male, cioè, nel senso, non è uno di quei tessuti molto, come dire, di poliestere, ecco, mi sembra cotone, il che non mi dispiace. Altro vestitino molto mare. Allora,
purtroppo sono difficili anche da far capire. Allora, il vestito è lui, con questa fantasia floreale bianca con questi fiori rossi, devo dire carinissimo. Il di dietro in realtà non è così, ma è tutto incrociato nella parte della spalla, è molto corto, infatti intendo metterlo comunque al mare, perché lo vedo molto estivo e mi piace tanto, e anche il tessuto qui mi sembra freschissimo e quindi assolutamente promosso lui. Altro completo molto simile al completo verde è questo qui, gonna e toppino. Mi piace tanto perché la fantasia è carinissima con questi piccoli cuoricini. La gonna è un pochettino diversa da quella verde che vi ho mostrato prima, ma il concetto è molto stretta in vita e un po' più larga sotto. Li ho provate come taglia, ci siamo. C'è anche questo completo, l'ho provato come taglia, ci siamo. Allora, qui cosa cambia rispetto all'altro toppino? L'altro top verde, in realtà poco, nel senso che anche qui abbiamo le maniche che cadono sulle braccia, si stringe il corpetto con queste cordicine che vedete e si stringe praticamente al centro del seno, di modo che va a formare, a dare la forma al top. È molto carino, però tra i due devo dirvi mi piace più il completo verde. Poi, penso che questo sia l'ultima busta, sì, è l'ultima busta. Ultima cosa acquistata è questa gonna pantalone a pois che trovo deliziosissima. Come taglia è perfetta, mi piace tanto anche il tessuto. La taglia è lei, non ho per fortuna sbagliato. Mi piace molto come vestibilità, come cade, come disegno, è molto bella perché ha tipo anche una sorta di balze. Però è un pantaloncino, non è una gonna, il che mi piace. E io credo di aver mostrato tutto. Mi dispiace tantissimo per i costumi che ho portato indietro. Se dovessi fare un ordine dei soli costumi, ovviamente ve li mostro. Sono molto contenta di essere tornata. Spero pian piano di riuscire ad ingranare. Ma ho cambiato completamente orario, ho cambiato completamente vita, ho cambiato un sacco di cose e tra l'altro tutto molto all'improvviso, quindi aspettatemi se potete e io niente, vi mando un bacio grande e ci vediamo presto, ciao!